A causa di alcuni problemi tecnici di lunga risoluzione, il video che avevo previsto, almeno nella mia testa, per l'uscita, non andrà in onda. Vi dovrete quindi accontentare di un nuovo video dedicato all'ultimo numero di Topolino uscito. La versione disneyana di Tolomeo III, detto anche Vergete I, perché nella dinastia tolemaica c'è stato anche un altro Vergete, è la protagonista della nuova storia in 5 puntate, scritta da Francesco Vacca e disegnata da Giuseppe Facciotto, e iniziata sul Topolino numero 3508. A interpretare Tolomeo III troviamo Topolino, che per l'occasione diventa Topolomeo. Siamo sicuri di questa associazione perché il suo precettore, Inioco, ovvero il professor Enigma, che prende il posto di Apollonio Rodio, il direttore della biblioteca di Alessandria, si ferisce in una battuta al nonno come al fondatore della dinastia, nonché come a uno dei condottieri di Alessandro Magno. D'altra parte, Alessandria d'Egitto, la città da cui parte tutta la vicenda, è anche una delle città fondate proprio dal grande condottiero Macedone. Non andrò ad approfondire più oltre gli spunti storici. In questo senso spenderò molto più tempo nelle recensioni dei vari numeri, se ovviamente ce ne sarà l'occasione. Qui, in questo caso, andrò a dire giusto qualche veloce informazione su una particolare invenzione che Topolomeo vede nei corridoi della biblioteca di Alessandria, ovvero la Eliopila. La Eolipila, il motore di Rone, così come è oggi anche noto, è fondamentalmente una sfera che tramite due tubi è collegata a una bacinella piena d'acqua. Sotto la bacinella c'è un fuoco acceso che riscalda l'acqua. Il vapore prodotto sale tramite i tubi all'interno della sfera ed esce fuori attraverso due sfiatatoi che sono leggermente piegati e che sono perpendicolari rispetto all'asse intorno al quale ruota la sfera. Perché in realtà, proprio grazie alla fuoriuscita del vapore d'acqua, la sfera inizia a ruotare. La velocità di rotazione della sfera è quindi legata alla velocità di uscita del vapore d'acqua dagli sfiatatoi e ovviamente potremmo provare a fare i calcoli utilizzando la seconda e la terza legge di Newton applicata al moto circolare uniforme. Ovviamente sono tutti conti su cui non mi soffermo più delle parole che ci ho speso. Questa particolare Eolipila è considerata come il primo motore a vapore ed è anche associato a Erone, che è colui che l'ha definita, diciamo così, il progetto di questa Eolipila, e infatti si trova nei suoi scritti. Questo progetto però sembra che sia stato anticipato di qualche anno da Vitruvio, che aveva descritto un altro strumento simile, che però non prevedeva alcun movimento da parte della sfera. Non si sa se questa invenzione avesse effettivamente qualche applicazione pratica oppure era semplicemente un gioco dimostrativo. Sta di fatto che comunque questa invenzione era molto difficile, se non impossibile, da vedere per Tolomeo e quindi per Topolomeo, perché dal punto di vista cronologico essa è di circa 100-140 anni più tardi rispetto a Tolomeo III. Ok, alla fine ha poca importanza in realtà, perché l'invenzione, per quanto fuori contesto, fuori cronologica, diciamo così, è in grado di darci comunque un'idea di quanto era ricca di conoscenza la biblioteca di Alessandria. E su questa nota mi sembra giusto chiudere il video e ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!